Nel cuore del convegno a cura di Demetra, cooperativa sociale sull'autonomia di vita con Reama Reloaded, il ricordo di Giulia Cecchettina è inevitabile e si incrocia con l'atroce destino di Antonella Russo, la studentessa di Solofra, uccisa nel 2007 a 23 anni e a cui è stato dedicato il centro antiviolenza e cassa rifugio. Entrambe le vittime di femminicidio erano a un passo dalla laurea. Un'occasione per ricordare Giulia e tutte le altre vittime di femminicidio. In più per noi Giulia, a noi e alla mamma di Antonella, la storia di Giulia ci ha riportata da Antonella, perché Giulia come Antonella era prossima alla laurea. Infatti Antonella qualche anno fa ha ricevuto la laurea d'honorem dall'Università di Fisciano. La mamma di Antonella mi ha detto che lei aveva i confetti già acquistati e che poi quei confetti, per lei il confetto ormai è un sapore amaro. Quanto l'inserimento nel mondo del lavoro può aiutare le donne vittime di violenza? Questo è il tema al centro del dibattito svoltosi presso la Sala Blu dell'ex carcere borbonico, che ha visto la partecipazione di esperti ed associazioni. L'obiettivo del progetto è stato quello di reinserire le donne nel mondo del lavoro e questa cosa l'abbiamo fatta utilizzando lo strumento del bilancio delle competenze con una professionista romana che più volte si è recata ad Avellino. Abbiamo avuto delle donne che dopo il bilancio delle competenze, una si è scoperta insegnante di madrelingua inglese e ha avuto pure un'esperienza lavorativa grazie ad un'agenzia formativa avellinese. Il convegno curato dalla cooperativa sociale Demetra si è svolto nell'ambito dell'evento Amori di Cristallo, la mostra diretta dal fotografo Antonio Bergamino, l'arte e la cultura contro la violenza di genere. Amori di Cristallo è un contenitore d'arte che ha debuttato sabato scorso e rimarrà aperta al pubblico fino al 5 gennaio. È stata pensata perché abbiamo avvertito l'esigenza, noi artisti che abbiamo costituito questa sorta di collettivo, di dire la nostra in termini di denuncia, perché oggettivamente non c'è giorno che non si avverta, non si ascolti un dramma che coinvolge una donna in atti di violenza. Quindi abbiamo espresso, ognuno secondo il proprio linguaggio, la nostra appunto denuncia. E quello che vedete in queste sale è il risultato di una parte di noi, perché in realtà il gruppo di artisti è molto più ampio, perché a corredo della mostra permanente c'è un calendario di eventi composto da 12 incontri.